I dati di Save the Children e i dati OCSE ci dicono che purtroppo l'Italia è uno dei paesi fanalini di coda in merito a dispersione scolastica e deprivazione culturale. Come reagire? Non bastano i soldi del PNRR, ci vuole una nuova visione, un avamposto che è sempre lo stesso, è quello dell'insegnante. Un insegnante precario che lavora lontano da casa, che è pagato male, che non è gratificato, evidentemente non aiuta a combattere questo fenomeno. La Lega non cambia idea, sono anni che noi ci battiamo per la stabilizzazione degli insegnanti precari con almeno 36 mesi di servizio in ossequio alla direttiva numero 70 del 1999. Purtroppo qualcun altro si è rimangiato la parola, ma nel prossimo governo di centrodestra che verrà sicuramente la Lega riuscirà a passare dalle parole ai fatti. Adeguamento stipendiale, nessuno parli di aumento, ma solo di adeguamento, perché con l'inflazione il potere di acquisto del salario dei nostri insegnanti si è dimezzato. Partendo però magari dalla restituzione di qualcosa che Enrico Letta e il PD tolsero agli insegnanti nel 2013, gli scatti stipendiali. Molta gente ancora oggi purtroppo ne risulta penalizzata. Poi un pensiero indubbiamente ai nostri 8 milioni di studenti. Dopo 2 anni di deprivazione culturale non è più possibile agire con la logica del terrore del modello Shanghai Covid zero. Le scuole sono state chiuse anche quando potevano rimanere aperte e gli effetti si vedono sui nostri figli. Quindi sempre solo didattica in presenza, la didattica a distanza rimane un brutto ricordo, bisogna sviluppare meglio il digitale nelle nostre istituzioni, bisogna formare i nostri docenti, un pensiero anche alle famiglie, portare in detrazione fiscale i libri e le spese di cancelleria, perché oltre alle bollette non è possibile spendere in media 300 euro per ogni figlio.